Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Non riesco a settare bene ancora questa nuova videocamera che mi è stata imprestata momentaneamente, visto che come sapete la mia è stata rubata, quindi non riesco a capire, siccome non ha lo schermo che si gira, se io sono troppo bianca, però dietro uno specchio. Comunque, come vi avevo già accennato, a Londra appunto mi è stata rubata la videocamera e ho deciso di fare un ask un po' particolare, ovvero ogni domanda una zona di Londra. Vi rispondevo comunque ogni domanda un posto di Londra. E nulla, siccome comunque io ho perso questo video, nell'ultimo giorno in cui sono stata in giro comunque per Londra, ho cercato di rispondere comunque a qualcuna delle vostre domande. Ovviamente i posti sono sempre gli stessi, chiedo scusa per questo, però sono sempre posti di Londra diversi. E nulla, visto che comunque ho perso anche qualche domanda, oltre a questa breve intro, volevo rispondere anche a qualche domandina che comunque mi sono persa. Mi chiedo ancora scusa per la piccola pausa di questi giorni che mi sono presa, ma purtroppo, come avrete capito dalle storie di Instagram o comunque cosa avevo scritto su Telegram, ho avuto un lutto in famiglia e non me la sentivo di caricare quando moralmente ero da tutt'altra parte, quindi vi chiedo ancora scusa per questo. Sul canale Telegram, LisaPridi04 mi chiede: che tal primo bacio o amore? Comunque ti adoro, vi adoro anch'io, grazie. Comunque, primo bacio a 16 anni, 15-16, a 15 anni probabilmente, se non sbaglio, comunque in primo superiore. E primo amore a 17 anni, credo, 17-18 anni, che comunque è la seconda relazione che ho avuto nella mia vita, comunque è stato il mio primo vero amore. Miriana mi chiede sul gruppo Telegram: ti piacerebbe saper suonare uno strumento, se già suonare qualcosa? Avevo iniziato a imparare a suonare la chitarra classica, ma ho smesso perché sono incapace, però so suonare... come si chiama? La primavera? Non lo so, quella cosa che si suona col flauto alle medie. Ah, infatti il flauto. Jacopo Facchi su Twitter mi ha chiesto: come faresti ora se non avessi conosciuto i tuoi amici tipo Kenny, Rob, Marci? Ti piacerebbe recuperare i rapporti con i tuoi vecchi amici? Con qualche vecchio amico sì, non vi dirò chi ovviamente, però con qualcuno sì. Mi chiede: ti piacciono i gatti? Perché ti vedo sempre con una traccia selvatica. Come ho già detto, vorrei un gatto, ma al momento non ne posseggo uno, però ovviamente i cani sono i miei fave e Atlas è ovviamente il più grande amore della mia vita. Amico Blaze sul canale Telegram chiede: i tuoi capelli sono così cute, non si rovinano? Sono una persona che tiene tantissimo ai propri capelli, lo sapete, quindi li curo in ogni maniera possibile. Il problema è che qua a Londra il clima me li rovina tantissimo, però sto facendo di tutto e di più per mantenerli al meglio, diciamo, con le maschere e i trattamenti, e quindi niente, poverini, stanno soffrendo, però ci tengo tanto tanto. Witcher mi chiede: ti piace il gelato? Io sono una persona che adora il gelato, mangerebbe il gelato anche d'inverno e spesso e volentieri lo faccio. Il problema che mi sono riscoperta da poco, ovviamente, intollerante al lattosio, sebbene ogni tanto sgarri e mangio il gelato, è difficile che adesso lo mangi per evitare di stare male, appunto. Però spesso e volentieri magari me lo concedo, anche se so che dopo starò un po' male. Sì, lo so, cioè così peggiorerò la mia situazione. Voi non fate lo siete intolleranti al lattosio, io lo faccio perché sono tutta. Marta Palermo, sempre sul canale Telegram, mi chiede: che liceo hai fatto? Ho fatto lo scientifico tradizionale al Niccolò Copernico di Torino. Chiara su Twitter all'hashtag Ascali mi chiede: hai mai pensato di fare chirurgia plastica? No, probabilmente solo per sistemare magari la gobba del naso, ma avrei troppa paura per farlo. Mati, aka Maddi, Mati Share ovviamente, su Twitter mi chiede hashtag Ascali: cosa siamo noi per te? Domanda stupida. Domanda stupida perché ho visto praticamente tutto e dopo quello che mi è successo in questi giorni con la videocamera penso non ci sia nulla di meglio del vostro sostegno. Può sembrare poco, ma per me è tantissimo, voi siete assolutamente tutto. Rambilla, --basso, sempre su Twitter, mi chiede a Scali: quale sarebbe la tua reazione a un nuovo film dal mio serie di Tim Burton? Penso che piangerei dalla gioia perché io lo amo. E sto aspettando Miss Peregrine 2, dovrebbe uscire molto presto, comunque nei prossimi anni, e non vedo l'ora. Nel frattempo me li rivedo tutti quanti. Leo sul canale Telegram mi chiede: cosa ne pensi di amicizia a distanza? Quest'anno ho fatto un sacco di amicizie a distanza e tuttora ne fanno parte ovviamente anche Leo e tanti tanti altri, da cui Ila, Emma, Vale, Ross, Laura, tutti quanti, insomma, anche se. E la penso siano le persone che al momento accanto a cui tengo assolutamente. Lavi Ackerman mi chiede: ehi Ali, ti faccio una domanda che per alcuni è molto scontata, ma io preferisco sempre farla. Come stai? Ti ringrazio per questa domanda, come in ogni mio ask rispondo a un vostro come sto. La domanda
capita proprio in un periodo veramente brutto della mia vita e quindi dirò che va tutto bene, anche se sapete anche voi che non è così, ma come ho scritto in una foto che ho postato l'altro giorno, ci si rialza sempre alla fine, ci si rialza sempre con la stessa forza con cui si è caduti e nonostante ci sia sempre gente che cerchi di rovinare la vostra immagine, di buttarvi di tutto addosso e nonostante magari per voi sia già un periodo pesante, voi non lasciatevi abbattere perché non importa cosa pensano gli altri di voi, l'importante è cosa pensate voi di voi stessi. Su Twitter, ok, all'hashtag Ascali Picuricino, ovvero tipo chiocciolina Flash Moonlight, mi chiede Ascali qual è il tuo prodotto Lush preferito in assoluto. Raga, c'è un prodotto Lush che non mi piace? Questa è la vera domanda da fare. No, assolutamente le maschere per capelli, quelle che si sciolgono con lo stecco, e vabbè, le bath bomb praticamente tutte. E per il viso, Paradiso all'improvviso e il sapone Fresh Pharmacy, che è quello che mi ha aiutato a curare l'acne, che vi consiglio di provare. Ruffy Kai, sempre su Twitter, mi chiede Ascali, cosa è successo? Nel mio telefono. Ok, Ascali, hai la patente, come hai conosciuto Marci? No, non ho la patente e ho paura a farla, perché ho paura di morire presto te investita. Come hai conosciuto Marci? Ci siamo visti di sfuggita al Torino Comics, io lo seguivo già e lui ha iniziato a seguirmi e a stalkerarmi su Instagram. Tutto non aiuta i miei capelli. Simo Debe su Twitter all'hashtag Ascali mi chiede quali canzoni ascolti in questo periodo. In questo periodo un sacco di canzoni tristissime, non fatemi domande, tipo Ipernova o Naked o di James Arthur, andate ad ascoltare. Beh, è James Arthur? Non lo so, nel caso sbagliato, comunque da cercare Naked e The Reason Why penso si chiami, non lo so, comunque tante tristi. Vale Pic, sempre su Twitter, mi chiede Ascali quale marca di make-up preferisci? Al momento Too Faced e Makeup Revolution sono quelle con cui mi trovo meglio, però Fenty Beauty per il fondotinta e l'illuminante e il contour stick, niente, comunque anche Fenty Beauty. Poche Steph su Twitter mi ha chiesto hashtag Ascali. Dopo l'Andrevera e Parigi vorrei tanto vederti. Anche vorrei tanto vederti, conosciuti perché sei una persona bellissima. Spero un giorno di venire e per incontrarti. Letizia F07 sul canale Telegram mi chiede: hai editato tutto il primo video? Se sì, è stato facile editare. Il primo non del tutto. Il primo ad esempio è proprio un vlog di Londra, se non sbaglio. Non del tutto, nel senso mi sono fatta aiutare da Marci perché non conoscevo i comandi, non conoscevo nulla, è stato un po' per imparare. E però dagli altri tutti quanti, sì, sempre fatta da sola, nonostante, cioè, si vede che comunque sono un po' migliorata, ma non tantissimo. Martina su Twitter mi chiede, Ascali, adesso che sei entrata da YouTube a tutti gli effetti. Ho intenzione di continuare a lungo, si spera di sì, nonostante sia senza videocamera. Hai progetti futuri per il canale? Ho iniziato delle serie che ho intenzione di continuare, ve l'avevo già detto. Per chi ti piace il mio avocado, il sapore mi fa schifo, il simbolo è cute. WolfGamerita mi chiede quali spray mi consigli per tingere i capelli. PS, sono un ragazzo, ti voglio bene. Anche ti voglio bene. Allora, spray sinceramente non ne consiglio. Però se proprio non potete colorarvi i capelli, comunque siete piccolini, non volete decolorarvi, che è giusto perché vi rovinate i capelli, vi consiglio una cosa che ad esempio Marcia aveva fatto un video dove faceva vedere una cera che aveva comprato su Amazon, appunto, che è una cera colorata che lo metteva sui capelli e vi tiene per un lavaggio praticamente quanto terrebbe uno spray, perché comunque gli spray li spruzzi e col lavaggio poi vanno via. Personalmente vi consiglio piuttosto di andare sotto il suo video, magari vi lascio qua sotto il link di questa cera qua blu, che penso avesse anche altri colori, giustamente vi lascio piuttosto il link di questo tipo di cere, che io personalmente preferisco di più perché comunque non sporcano gli spray. Ho provato a usarli su un mio amico, avevamo fatto un bordello, macchi vestiti, macchi tutto quanto, no, meglio una cera che comunque protegge il capello e non lo rovina, mentre invece gli spray secondo me sono un po' troppo aggressivi la maggior parte delle volte. Guardi la chiede, quanto è bella la Save, tantissimo. Sono le persone veramente più importanti al mio fianco. Skytech sul canale Telegram chiede: ti riesci mai a trasportare dalle emozioni? Cerchi sempre di mantenere il controllo di te stessa? Sono una persona molto emotiva, empatica, quindi le emozioni sempre e comunque al primo posto. Elien mi chiede: Ascali, vorresti avere altri animali? Pessimi saluti, sì, un gattino per far compagnia ad Atlas, mi piacerebbe tantissimo, ma mia mamma non vuole, comunque lo vorrei rosso, ma mia mamma non piace.
E nulla, chiudo ovviamente sempre da qui, dalla mia casetta a Torino. Chiudo sempre qua questo video. Vi chiedo ancora scusa se la camera probabilmente è settata male. Non lo so, adesso lo scoprirò solo editando. Comunque niente, lasciatemi magari qua sotto qualche domanda per un prossimo ask, magari le domande la prossima volta le prenderò da qua sotto. Vi ringrazio che nel frattempo siamo arrivati a 14.000 iscritti, che sembrano pochi ma per me sono veramente tanti, e vi ringrazio sempre. E nulla, scusate ancora se i video sono fatti un po' così, comunque ho dei video che ho salvato da Londra che vi porterò, cercherò di portarvi, vi chiedo veramente ancora scusa per tutto questo, è un periodo un po' così. E nulla, penso che lunedì vedrete un video molto speciale, che magari qualcuno ha già immaginato di cosa si possa trattare, perché magari sul canale Telegram vi ho chiesto un piccolo aiuto. E invece poi per San Valentino una sorpresa molto molto speciale per voi, che so che vi aspettate tanto tanto tanto, e se riesco magari vi tiro fuori anche una piccola ricetta per San Valentino. Che ne dite? Perché so che l'ultima ricetta comunque vi è piaciuta un casino, quindi ancora vi ringrazio. E nulla, ci vediamo in un prossimo video, ciao!